Lezione Mohammed. Lord, I want to send your presence. I'm so glad to give my life. I'm so glad to came to save us. Cantiamo il numero uno, amare te, gloria a Dio. La ragione della vita è amare te, adorate e servirti nell'onda di Dio. Una cosa chiesto a te, Signore, è quello cercherò, che ti dori nella casa tua per sempre. Certo bene ti darà e benedità, poi avanti e di da me sempre perdonerà. E che l'uomo ti giungerà e che la toccherà. Ti adoriamo, Signore, questa sera ancora una volta, ti vogliamo benedirti con umiltà, perché ancora siamo qui bisognosi di te, della tua grazia, della tua presenza. Spirito Santo, con noi stai e agisci ancora una volta in mezzo di noi. Benedici la nostra vita, benedici i vicini lontani, Signore, quanti sono in difficoltà, quanti hanno bisogno di te, gridano a te, Signore. Vogliamo unirci insieme a coloro che veramente hanno bisogno. Signore, grazie, tu sei un Dio meraviglioso, un Dio grande, immenso e incalcolabile. A te appartiene la lode e la gloria. Signore, miracoli ancora vogliamo vedere guarigioni miracolose, Signore. Tu puoi farle ancora oggi, ancora questa sera, Signore, parlaci per mezzo della tua parola e siamo qui dolcemente alla tua presenza per ricevere ancora. E l'uno all'altro vogliamo dirci: ci amiamo in Cristo Gesù e amiamo tutta la fratellanza del mondo intero. Questa sera, Signore, benedicici, rimani con noi nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Cantiamo un altro cantico. Grazie Gesù, grazie Gesù. Il numero 7, cantiamo. Tu hai dipinto i cieli ed hai fatto il mare. Oh mio, che amore mi hai fatto come te. Aiutami a sorridere, la bellezza del cielo. Yeah.
Gloria a Dio, ti adoriamo, Signore. Grazie, Signore. Ti diamo grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Gesù. Grazie, Gesù. Gloria a te, Signore. Gloria a te, Signore. Meraviglioso, Signore. Gloria a Gesù. Gloria a te. Grazie, Signore. Amabile sei. La tua presenza. Grazie, Signore. Cantiamo il 12, un cantico allegro, amen. Amen, amen, al Signore. Amen. Alleluia. Amen. Gloria a Dio. Amen. 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 Alleluia. Amen al Signore. Amen. Gloria a Dio. Grazie. Salmo 121 è bellissimo. Voglio leggere il Salmo 121. Il salmista diceva: alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Capita, è vero? Il salmista evidentemente aveva qualche difficoltà e la risposta poi nel suo cuore: il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Egli non permetterà che il tuo piede vacilli. Amen, Signore, aiutaci. Colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco, colui che protegge Israele non sonnecchierà né dormirà. Signore è colui che ti protegge, Signore è la tua ombra, egli sta alla tua destra, di giorno il sole non ti colpirà, né la luna di notte. Il Signore ti preserverà da ogni male, egli proteggerà l'anima tua. Il Signore ti proteggerà quando esci e quando entri, ora e sempre. Bello questo salmo, è vero? Solo un breve commento prima che magari qualcuno mi domando, chissà quanta gente stanno dicendo: ma dove mi viene l'aiuto? Dove posso trovare l'aiuto? Vediamo le persone preoccupate,
o per un motivo o per un altro, ma anche noi a volte possiamo essere preoccupati, ma abbiamo un Signore grande, anche se possiamo essere scossi, anche se possiamo essere un po' così, ma abbiamo un Signore sveglio che non sonnecchia, dice il salmista, non dorme Dio, Dio non dorme, grazie a Dio per questo. Lui è sveglio, ci vede, ci osserva ed è accanto a noi, anche quando non lo vediamo, non lo sentiamo, ma Lui c'è. Questa frase è ripetuta spesso, ma vale la pena farlo. Il Signore c'è sempre, gloria a Dio. Ringraziamo il Signore. Qualche altro cantico? Vogliamo cantare? Ho una testimonianza, come vi sentite? Prego. Cantico 100? Sì. Nostro giovanotto qui. Dica a chi ci segue che sente una voce, cioè abbiamo un giovanotto qui, un ragazzetto che è così forte e vivace e chiama i cantici, amen. E gloria a Dio anche per il Signore. Dalle cose del mio canto, grande gioia dentro a me, mi hai mandato nel tuo amore. La sorella Rita l'ha cantata in inglese. Gloria a Gesù, gloria a Dio. Se c'è qualcuno che vuole ringraziare il Signore, coraggio, amen. Rita, di qualcosa, visto che sei così entusiasta, piano ragazzi. Sì, perché Dio è la meravigliosa, guarda, noi, io sono qua con mia famiglia 2 anni e mezzo. Passato, ma grazie a Dio è difficile, ma grazie a Dio non è ancora vive, perché dici Dio, se tu ancora vive c'è tante cose per te, quindi io grazie a Dio ancora vive, con mia famiglia, con mia chiesa, amen, con mondo, quindi io grazie a Dio per questo, perché non ho tutte persone dorme e poi alzano, quindi io dai grazie a Dio sempre. Il mio cuore, il mio dentro, perché io sono sempre dai gloria di Dio, perché io ancora vive con mia famiglia. Amen. Questo amen. È importante, si vive, c'è tutto. Amen. Grazie a Dio. La semplicità delle nostre parole sono belle, credo. Gloria al Signore. Il Signore ascolta le cose semplici, Dobbiamo essere complicati. Gloria a Dio. Ci avete un cantico, qualche altra cosa. Amen. Gloria a Gesù. 48 vogliamo cantare, Emanuel. Gloria a Dio. Grazie Gesù. Grazie Gesù. Gloria a Dio. Emmanuel.
Gloria a Dio, gloria a Dio. Il Signore è nato nel nostro cuore per lo Spirito Santo. Gloria a Dio. Grazie Signore, grazie. Venuto ad albergare. Cantico 50, vogliamo cantare un altro cantico per dare gloria a Dio. Io sono contento stasera, voi? Abbiamo Gesù, siamo tranquilli. Grazie a Dio. Grazie a Dio. È Signore degno della nostra lode, la città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia della terra. Grande è il Signore, lui vittoria noi abbiamo. Sul nemico ci aiuta, chi lo fa? E noi ci inginocchiamo. Signor, vogliamo innalzare l'onore, vogliamo ringraziarti per quel che hai fatto in noi. Signore, ci fidiamo. Grande è il Signore, degno della nostra lode. Grande è il Signore. Gloria a Gesù Cristo. Vogliamo leggere qualcosa nella parola del Signore? Tanto siamo coinvolti tutti per pregare. Credo che non costa nulla. È vero? Credo che pregare non costa niente, non dobbiamo pagare. Mi arrivano in continuazione richieste di preghiera. Un'ora prima di uscire mi è arrivata la richiesta di una famiglia che è stata anche qui. Abbiamo avuto qui un po' di tempo, speriamo che possano tornare, ci conosciamo. E la ragazza, la figlia più piccola, è stata colpita da un virus. Ultimamente, non so se avete sentito, ma stanno accadendo cose strane, dei virus sconosciuti che colpiscono anche i giovani. Questa ragazza sta facendo ospedale e casa, ospedale e casa. E mamma, la mamma che mi conosce, mi ha chiesto per favore che noi preghiamo per questa ragazza. Lo vogliamo fare subito? Una ragazza che... Gloria a Dio. Signore, ti preghiamo per Sonia stasera. Possa tu intervenire su questa piccola ragazza. Questo male sconosciuto alla medicina possa questa sera nel nome di Gesù scomparire. O Dio del cielo e della terra, noi siamo commossi quando sono giovani più che altro, ma tu sei più di noi, ami i giovani, i ragazzi, i fanciulli. E questa sera ti preghiamo per la potenza del sangue di Gesù sulla croce. Guarisci questa ragazzina, guariscila Signore, nel nome di Gesù, lo diciamo, perché tu sei il Signore dei Signori e il Dottore dei Dottori. Ti diciamo già grazie per il miracolo avvenuto nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Gloria a Dio. Grazie Signore. Vogliamo leggere nella lettera a Tito, lettera a Tito, dopo la seconda Timoteo c'è Tito, l'apostolo scrive a questo servitore, capitolo 2 dal verso 11. Infatti
La grazia di Dio salvifica per tutti gli uomini si è manifestata e ci insegna a rinunciare alle impietà e alle passioni mondane per vivere in questo mondo moderatamente, giustamente, in modo santo, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Egli ha dato se stesso per noi per riscattarci da ogni iniquità, ogni peccato, e purificarsi un popolo che gli appartenga, zelante nelle opere buone. Parla, dice Paolo a Timoteo, parla di queste cose, esorta, riprendi con piena autorità, nessuno ti disprezzi. Beh, già le ultime parole sono sintomatiche, fratelli e sorelle, di cose che avvengono oggi, sono avvenute, però questo non è il pensiero che voglio, ma giusto sottolineare il fatto che spesso c'è il disprezzo, possiamo trovare il disprezzo dalle persone. Dice Paolo a Tito che nessuno ti disprezzi. Credo che è ingiusto, è la cosa più cattiva, anticristiana, quella di disprezzare gli altri. E chi lo fa, e se l'abbiamo fatto noi, dobbiamo, io per primo dico: Signore, perdonami. Ma chi lo fa, dico questo non con minaccia, ma presto o tardi risponderà davanti a Dio, perché è veramente disdicevole, è antipatico e brutto sentire parole cattive verso gli altri. No, la gente parla e parla e disprezza, ma non sa che quando disprezza Dio sente ogni cosa. Mi sono fermata a quest'ultimo, ultime parole così stasera, all'improvviso, perché è giusto che diciamo anche questo. Qui l'apostolo Paolo sta parlando della grazia, la grazia di Dio. Ora, la grazia non è la bontà. Dio è buono, sì, Dio è buono, ma qui la grazia è qualcosa di più, è il dono immeritato che il Signore ci ha fatto per noi peccatori salvati per grazia. Nella grazia c'è tutto il piano di Dio per la vita del credente. Quindi quando la gente dice io ricevo una grazia, sminuisce, rimpicciolisce le cose grandi di Dio. La grazia è qualcosa di immenso, perché si rifà alla croce di Cristo, perché Gesù è morto in croce e dando la propria vita ha manifestato una grazia incalcolabile per acquistare la salvezza nostra, e noi non abbiamo pagato nulla, diciamo spesso, non c'è da pagare nulla, è Gesù che ha pagato sulla croce e ci ha dato una grande salvezza. E ancora oggi, io stavo riflettendo oggi pomeriggio, quanta gente oggi non accetta il messaggio dell'Evangelo, non lo accetta, no, o non lo comprende, o perché sono confusi, non so quale, i motivi sarebbero tanti, ma in realtà sono la maggioranza, purtroppo, perché se voi calcolate i credenti, i veri cristiani e quelli non cristiani, è un numero immenso quelli che non hanno accettato Gesù come personale salvatore. Ebbene, nonostante che miliardi sulla terra ancora non hanno accettato Gesù come Salvatore,
Lo Spirito Santo continua a bussare alla porta del cuore delle persone, gloria a Dio. E non si stanca e continua a bussare alla porta del cuore delle persone affinché possano aprire e il Signore entrare nel cuore, nella vita, portando salvezza, portando liberazione, portando guarigione, portando la vita e la vita eterna. Gloria a Dio, fratelli e sorelle. Avere Cristo è la cosa più preziosa che possiamo avere. Non c'è oro, non c'è argento. Stavo parlando con una persona molto intelligente ieri. Ci sono persone, lei conosce questa persona, conosce persone ricche, ma che hanno palazzi e palazzi e palazzi, ma sono tristi, pur avendo grandi ricchezze, perché la ricchezza, quella umana, non porta gioia. Molto spesso, voglio dirvi qualcosa di molto delicato, ma lo dico perché l'ho vissuto io personalmente, il denaro a volte nelle famiglie porta divisione, porta discussione, separazione, eccetera, eccetera. Ma non è scritto che il denaro è radice di ogni male. Allora dirà qualcuno che ci segue, allora devo essere povero. No, il Signore non ci vuole poveri, ma noi non dobbiamo mettere il cuore alle ricchezze. La gente a volte ama più una macchina o un appartamento o il denaro, la paura di perderlo, il terrore. Grazie a Dio, fratelli e sorelle, invece Cristo è la vera ricchezza. Mio nonno questo diceva nella sua semplicità, gli altri della mia famiglia e tutti, la vera ricchezza è avere Gesù nel cuore. E vi dico anche questo che ho detto più volte. Fratello Fabio mi può comprendere come tutti voi, ma io lo amo perché veniamo da lontano. Mio nonno non aveva ricchezze. Mio nonno aveva soltanto una casetta di mattoni, e c'ho la foto io sul computer, di mattoni semplici. Lui quando è andato col Signore non aveva nulla, non ha lasciato nulla, ma ha lasciato la cosa più importante, ha lasciato la Bibbia, la Sacra Bibbia, la parola di Dio, gloria a Dio. E molti della famiglia si sono convertiti a Cristo. Quante famiglie, ma già da anni e anni, quando vanno a dividersi le proprietà, l'ho detto altre volte, ma non so stasera perché mi viene, forse il Signore mi sta spingendo a questo, spero, molte famiglie si dividono, non si parlano più fratelli e sorelle in carne per la divisione di appartamenti, terreni ed altro. È sconcertante, vero? Ecco perché il denaro è radice di ogni male. Ma noi abbiamo la ricchezza, abbiamo Cristo, la grazia di Cristo, la parola di Dio nelle nostre mani. Cristo si è fatto carne, è scritto in Giovanni, è venuto qui in terra, si è concretizzata la salvezza. Non è una cosa, una dottrina o una chiacchiera, una realtà preparata da Dio prima della fondazione del mondo. Non è stato la croce un rimedio all'ultimo momento. Visto la situazione del mondo, allora Dio ha pensato e Gesù ha accettato di venire in terra prima di creare ogni cosa. È scritto chi andrà per noi, e Gesù disse vado io. Quindi la salvezza era già preparata prima che noi nascessimo. Alleluia, Signore, grazie per questa grande salvezza che tu ci dai. Qual è lo scopo della grazia? La gente dice, io basta che ricevo una grazia e poi finisce là. E mi sembrano come i 10 lebbrosi, vi ricordate? 10 lebbrosi, l'ho ripetuto più volte, perché è l'esempio classico.
Tutte e dieci vanno dal Signore per essere guariti e tutte e dieci vengono guariti dal Signore. Ma c'è un problema. 9 ricevuto il miracolo se ne vanno via e uno solo, il samaritano, tornò per ringraziare il Signore. Cioè praticamente quest'uomo riconosce in Cristo la salvezza, la guarigione e va a ringraziarlo nel Tempio e gli domanda: ma gli altri 9 dove sono? Si sono presi il loro fagottello, vorrei dire, no? Il loro pacchetto regalo di guarigione e se ne sono andati. Così fanno molti oggi. Ricevono il tocco di Dio, finito tutto, e se ne torna a casa loro. Non vengono e non ringraziano il Signore. Ma noi vogliamo dire: Signore, grazie, perché ci insegna, la grazia ci insegna a dire un grazie profondo al Signore per quello che riceviamo e gli insegnamenti della parola di Dio. La grazia ci dà, ci insegna e ci impartisce per mezzo della Bibbia, però non andiamo oltre, fratelli e sorelle. Voglio dirvi, c'è una confusione totale ormai nel mondo di dottrine incredibili, ne escono una al giorno, confusione che mai stata. Siamo veramente nel pieno dell'apostasia finale. No, noi vogliamo rimanere ancorati alla parola di Dio, non vogliamo aggiungere né togliere una parola di questo libro, perché questa è parola di Dio, la lettera di Dio. E qui troviamo l'insegnamento per la nostra vita in questo mondo. Oh, fratelli e sorelle, noi non apparteniamo più a questo mondo, ma siamo di Cristo. Possiamo dirlo stasera: non sono più del mondo, ma sono di Cristo. Gloria a Dio. La gente vuole sentire parlare non di tante cose complicate, ma queste realtà così grandi. Io appartengo a Cristo, Cristo appartiene a me, non per un anno, un mese, un dì, ma per l'eternità, dice un bellissimo cantico, alleluia. Che serve appartenere a Cristo un anno, 10 anni, 20 anni e poi lasciare il Signore? Il cantico dice bene: per l'eternità. Noi vogliamo stare con il Signore sempre, fratelli e sorelle. Oh, le cose vecchie sono passate, ecco, tutto è nuovo in Cristo, alleluia. Dice Paolo a 2 Corinzi capitolo 5 verso 17: tutto è nuovo nel Signore. Scusate questa mia entusiasmo, ma non posso, io non riesco ormai, anche con le mie cose, ma non riesco, quando leggo e sento queste cose e rifletto intorno a queste cose, c'è quell'esplosione interiore, gloria a Dio. Il diavolo cerca di scoraggiarci in tutte le maniere, anche mettendo stanchezza, pensieri, eccetera. Ma questa sera noi abbiamo l'autorità di cacciarlo e dirgli: senti un po', ma vai via, lasciami nel nome di Gesù Cristo, perché siamo di Cristo, il sangue di Gesù è su di noi, ci lava ogni giorno e voglia lavarci anche questa sera e purificarci. Oh, fratelli e sorelle, le difficoltà del cammino del cristiano non sono nascoste. Per il credente non è facile. Non è facile in questo mondo. Non è facile, specialmente in questi ultimi tempi, vivere la vita cristiana. Non è semplice, dobbiamo dirlo questo. Perché c'è un contrasto ormai totale, completo, o dentro casa o fuori casa. Comunque cominciano a volte, molto spesso, da casa e poi fuori.
si corre il pericolo, come molti purtroppo, di scoraggiarsi, di venire meno. Ma noi stasera vogliamo dire: Signore, nonostante quello che sta accadendo, io voglio stare con te, voglio vivere la vita cristiana, perché il tempo passa. Fratelli, ve lo dico veramente, io sono arrivato a questa età, 62, mi sembra, mi guardo indietro, com'è passato? Un attimo, è volato il tempo. Il tempo vola, la gente non sa contare i propri giorni. C'è scritto di contare i propri giorni, perché viene il giorno che Gesù ritornerà, alleluia, e ci viene a prendere. La gente vive tanto, domani, dopodomani, come se il Signore... E mi è venuto l'altro giorno e mi viene anche stasera, l'esempio è calzante, è come al tempo di Noè. È uguale quello che sta accadendo oggi, è uguale al tempo di Noè. Noè preparava l'arca, eppure annunciava l'Evangelo, ma la gente non gli interessava, si divertivano. Dice la parola che prendevano moglie, marito, si sposavano, figli, facevano feste, controfeste, e Noè intanto costruiva l'arca e andavano anche lì a prendere, con male parole, dice: ma che stai facendo in un mezzo a una quasi una montagna, lì una valle, un'arca, ma sei impazzito, sei fuori di testa, Noè. Ma invece Noè aveva sentito la voce di Dio ed era stato fedele al Signore, e quando cominciò a piovere, una cosa spaventosa, perché usciva acqua, gli scienziati poi hanno scoperto che è stato vero, perché la Bibbia non dice bugie. Quando usciva acqua da tutte le parti, da sotto, da sopra, andarono a bussare all'arca. Aprici, Noè, aprici! Poi la paura. Ma Noè disse, perché lui avrebbe anche aperto, magari avrebbe anche aperto a qualcuno, ma disse: è chiuso. È il Signore stesso che chiuse la porta dell'arca, era finito il tempo della grazia. Oggi mi sembra la stessa cosa. Tu dici: guarda che Gesù ritorna, Gesù sta per venire. Ma chi ti ascolta? Soltanto pochi credenti. Fratelli e sorelle, vogliamo dire, noi vogliamo vivere con sobrietà, con rettitudine, con amore verso gli altri, verso Dio. Noi amiamo il Signore, amiamo la fratellanza, tutti. Poi se qualcuno, alcuni non ci amano, sono problemi loro, pazienza, ma noi amiamo tutti. E certo è difficile a volte, è anche doloroso, perché magari uno fa un gesto d'amore, non che ti aspetti, perché è scritto di non aspettarsi nulla, ma magari un sorriso, a volte nulla, niente, zero. Fai una gentilezza e la gente rimane così. Pazienza, non fa niente. Non dobbiamo mai pentirci del bene che facciamo per la grazia di Dio. Amen. Mai pentirci. Aspettando la beata speranza. Eh sì, perché io credo che una vita cristiana, dico cose semplici stasera, non sto parlando di cose complicate, una vita cristiana senza avere un obiettivo, che è la venuta di Gesù, non ha senso. La gente, molti mi hanno detto, ripeto, sto parlando grazie a Dio con diverse persone, e mi dicono che le persone vivono tanto, pensano che quando muoiono, vabbè, dopo che sono morto, chissà dove vado, non mi interessa, non c'è niente. E vivono con questa idea, dice: tanto non c'è niente. No, c'è come? Due sono le strade, una porta al cielo e una porta all'inferno, non c'è niente da fare. Due sono le strade. E grazie a Dio, fratelli e sorelle, perché noi aspettiamo la beata speranza,
che Gesù ritornerà da un momento all'altro. Certo, fratelli, io non faccio date come alcuni fanno e hanno fatto e hanno sbagliato, ma non credo che passerà molto, molto, molto tempo ancora. Il tempo stringe, la natura stessa si sta ribellando, tutto è uno sconquasso. E le famiglie rotte, i giovani alla deriva. Ma era stato profetizzato, mi dicono spesso, è stato scritto da Paolo che negli ultimi tempi molti apposteranno dalla verità, amanti del denaro, vanagloriosi, irreligiosi, contro i genitori, genitori contro i figli, eccetera, eccetera. Ma non vediamo questo noi? Io posso dire che in 62 anni una cosa così in Italia, ma credo nel mondo, no, non era mai accaduta così violenta. No, stiamo peggiorando poi di giorno in giorno. Non sono negativo, scusate, io sono un ottimista, però di fronte alla realtà non possiamo dire non è vero. Qui qualcosa di grave sta accadendo tutti i giorni. La gente si chiude in casa, si chiudono in loro stessi, ma grazie a Dio, fratelli e sorelle, che il Signore ancora c'è, e noi dobbiamo dirlo alle persone. Ecco, lavorare con zelo, lo zelo di dire alle persone che il Signore salva. Poi vedete, noi non possiamo salvare le persone, non siamo noi che salviamo, ma è Gesù il Salvatore. Noi siamo portatori di un messaggio che non è neanche nostro, ma è dal cielo stesso. È Cristo che ha mandato i discepoli e poi tutti gli altri: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo, gloria a Dio. Questo è il messaggio. Annunciare il messaggio. Poi, fratelli e sorelle, ognuno risponde di se stesso davanti a Dio. Non potranno dire molte persone, purtroppo, quando sarà il giorno del giudizio: ma io non ho mai sentito l'Evangelo. No, perché se l'hanno sentito sarà gravemente ancor peggio di quelli che non hanno mai sentito l'Evangelo, perché ci saranno pure persone magari nelle foreste sperdute, non hanno mai sentito l'Evangelo. Ma chi l'ha sentito è responsabile davanti a Dio. Noi dobbiamo fare soltanto questo, e lo dobbiamo fare con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Se incontriamo una persona magari, in qualunque modo usiamo il messaggio dell'Evangelo, utilizziamo la parola di Dio e quello che il Signore ci ha dato. Quindi, fratelli e sorelle, la grazia è per noi. Amen. La grazia del Signore è immensa. Alleluia. Se ci abbiamo qualche problema stasera, vogliamo dire: la tua grazia mi inondi, Signore Gesù, come un fiume di grazia, scenda su di me questa grazia, possa ricevere la forza. E mi piace l'idea, ed è giusto, quella di non cercare l'aiuto negli altri, ma cercarlo direttamente dal Signore. Difatti il salmista, abbiamo letto prima il 121, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto il cielo e la terra. Gloria a Dio. Il nostro aiuto è Gesù Cristo. Gesù, alleluia. E quando invochiamo il nome, quando lo chiamiamo con intensità, sentiamo che Egli viene. Il Signore viene sempre in nostro soccorso. Pietro stava scivolando nell'acqua, era un temerario. Disse: Signore, tu stai camminando sull'acqua, ma perché non posso farlo anch'io? Pietro era un carattere molto energico e Gesù gli disse: vieni, vieni. E lui cominciò a camminare, sapete questo episodio, cominciò a camminare nell'acqua, ma poi il dubbio colpì la sua mente, la fede venne meno e cominciò ad affondare. E questo capita anche a noi. A volte abbiamo la forza del Signore, affronteremo tutti, in certi momenti ci sentiamo scoraggiati, deboli,
ma il Signore è pronto. Disse due parole. La preghiera non è che dobbiamo fare grandi preghiere quando siamo nei momenti difficili. Signore, aiutami! E il Signore lo prese, Gesù lo prese per mano e lo tirò fuori dall'acqua. Gloria a Dio! Signore ci aiuta, è vero, ci dà una mano ogni volta. Lo ringraziamo e lo adoriamo in spirito e verità. È degno di lode, ma se si ringrazia le persone che magari ci possono dare un bicchiere d'acqua, no? Se qualcuno viene, abbiamo sete e ci danno un bicchiere d'acqua, diciamo grazie. Credo che la cosa più spontanea, quanto più per il Signore che ha dato la sua vita per noi, dobbiamo ringraziarlo giorno e notte, amen, 24 ore su 24, Egli ha dato la sua vita per ciascuno di noi, a Lui sia la gloria in eterno. Alziamoci in piedi, benedetto il tuo nome Signore, gloria a Dio, grazie Signore Gesù, grazie Gesù per la tua vita Signore in noi, per il tuo amore grande, gloria a Dio, gloria a Dio. Grazie Signore, grazie Signore, grazie. Sorella Francesca, ci guidi in preghiera? A me, porta il microfono, sorella Rita, una preghiera. Gloria a Dio. Grazie Signore Gesù, grazie Gesù. Grazie Gesù, grazie Gesù. Gloria al tuo nome santo, Signore. Grazie. Ti vogliamo ringraziare, Signore, questa sera. Grazie. Benedire, lodare, glorificare ancora una volta il tuo nome, perché tu sei degno, Signore Santo. Gloria a Dio. Ti vogliamo ringraziare, Signore, per la tua parola di questa sera, Signore, che rimanga nei nostri cuori, Signore. Gloria a Dio. Ci fai capire sempre di più la profondità del tuo amore, della tua grazia, Signore, che è immensa e incommensurabile. Gloria a Gesù. Aiutaci, Signore, a perfezionarci sempre, ogni giorno, nella tua via, sì. Signore, seguendo la tua strada, le tue orme, Signore. Nella semplicità, in umiltà, oh Signore Santo, senza gloriarci di nulla, Signore, perché la gloria è soltanto a te, Signore. Ancora ti vogliamo pregare di benedire il nostro pastore, Signore, e ti preghiamo, Signore, ancora per tutti gli ammalati del tuo popolo, Padre d'amore. Benedici ognuno, Signore, per le necessità che hanno, Signore, gloria con la tua mano meravigliosa. Gloria al tuo nome. Grazie, Signore. Benedici quanti ti stanno cercando, Signore. L'umanità intera, Signore, che perisce, Signore, e aiutaci a esserti servi, umili, zelanti e portare l'Evangelo a quanti ancora non lo conoscono. Grazie, Signore. Gloria al tuo nome benedetto. Benedici, Signore, ogni cosa, Signore. Grazie. Perché senza di te non possiamo nulla, Signore Santo. Amen. Aiutaci, Signore, e guidi e portaci nelle nostre case ancora in questa sera e che veramente, Signore, possiamo, Signore, in ogni difficoltà invocare il tuo aiuto e il tuo soccorso, perché molti non l'abbiamo sperimentato, Signore, che quando ti abbiamo cercato anche con poche parole, soltanto dicendoci Signore aiutaci, tu sei intervenuto con potenza, Signore, ci hai liberato, ci hai sanato, ci hai guarito, Signore, ci hai preservato dal male, e ti vogliamo ringraziare profondamente ancora per tutto questo nel prezioso nome di Gesù il tuo figlio, che tu hai benedetto in eterno. Amen, amen, gloria a Dio. Ora vogliamo cantare per concludere il 111, nessuno è come te, nessun altro sa capire il mio cuore. 111. E ricordo a tutti, anche quanti ci seguono nel web, che domenica avremo il fratello Giuseppe Antonelli insieme alla sorella Ines, che canterà dei cantici, quindi avremo questi fratelli, questa famiglia ospite qui con noi, ma non sono ospiti perché sono dei cari amici, quindi ci vengano a trovare e saremo insieme, quindi fate girare la voce, manchiamo domenica, sicuramente il Signore ci benedirà. Allora il 111, gloria a Dio. Nessun altro sa capire il mio cuore, se cercassi per l'eternità non troverei nessuno come te, nessuno come te.
Gloria a Dio, grazie Signore. Sì, possiamo dire che nessuno è come te. Possiamo girare il mondo, ma non c'è nessun altro come Gesù. Signore, la tua benedizione mentre andiamo a casa, mentre usciamo da qui, toccaci con la tua mano e rimani con noi ancora questa notte e domani. Signore, noi confidiamo in te, abbiamo fiducia in te, che tu porterai avanti la vita nostra fino a quel giorno del tuo ritorno. Signore, ti ringraziamo, benedici i vicini lontani, nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria a Dio. Amen. Amen.